Nuove idee intorno al project management e agli ultimi trend su carriera, innovazione e business agility. Questo è Project Management on the Go, il podcast del PMI Northern Italy Chapter. Benvenuti a tutti e bentornati per chi già ci ascolta. Sono Valerio Casalini, Project Leader dei podcast del PMI Northern Italy Chapter. Come molti già sanno, gli episodi Echida della nostra serie presentano degli eventi realizzati dal PMI in Europa e nel mondo. In questa puntata, che è anche un nuovo format, parleremo del PMI Global Summit 2024, che si è tenuto nel mese di settembre, cercando di trasmettere i principali aspetti che sono emersi. Sono con noi due volontari del PMI che hanno partecipato all'evento, Aurora Gualtieri. e Dario Morandotti, ai quali do subito il benvenuto e la parola. Qui Dario Morandotti, vi do per un'introduzione un po' di fatti e numeri del Global Summit che si è svolto dal 18 al 21 settembre a Los Angeles, in California. Un summit piuttosto vasto con circa 4.000 partecipanti da ogni parte del mondo. C'è certamente una predominanza dei chapter americani, ma ho visto veramente persone di tutto il mondo. È iniziato con un'introduzione del presidente Pierre Leman, poi sono stati dei keynote speakers, ci sono stati più di 30 exhibitors, incluso uno stand del PMI Infinity, in cui provare in anteprima il sistema di intelligenza artificiale del PMI, e poi ovviamente più di 50 presentazioni tematiche. Da parte tua, Aurora, quali sono state le impressioni e quali messaggi ti sei portata a casa? Ciao a tutti e grazie innanzitutto Valerio per avermi invitato, diciamo, a parlare in questo podcast. Allora, il Global Summit, come ha già anticipato Dario, è un evento molto grande a cui partecipano tantissime persone con esperienza. E diciamo che il Global Summit ti dà tanto, sono quei 3 giorni che sembrano pochi, ma in realtà hai tantissime nozioni che poi devi elaborare dopo e sta a te, diciamo, ricostruire un po' quello che è successo e fare anche, diciamo, un follow-up successivo. Diciamo che impari tanto, molto, e hai la possibilità di parlare con persone che si hanno molte più esperienze di te, ma che arrivano da tutto il mondo, e quindi questo ti apre molto la mente. Percepisci il cambiamento grazie alle nuove tecnologie ed applicazioni che vengono presentate e si ha, come dicevo prima, un apprendimento continuo. Io sinceramente lo consiglio vivamente, soprattutto alle persone che come me sono alle prime armi, perché ti lascia molto e puoi vivere il PMI e la sua community al 100%. Le mie impressioni personali, certamente un grande evento, come già detto, interessante perché si ha la situazione di dov'è il PMI, la vivacità, le sfide, l'evoluzione in corso. Io lo raccomando per chi volesse partecipare, ricordo che sono altrettanto interessanti gli eventi europei del Global Summit. Ho qualche approfondimento sui punti chiave che avete colto da questa manifestazione? Come abbiamo già detto, ci sono stati tantissimi argomenti di cui si è parlato al Global Summit e cercherò di elencare la strategia del PMI che è stata annunciata da Pierre Leman durante il suo discorso di inaugurazione del Global Summit. Partiamo da questo, possiamo dire che innanzitutto si avrà una rivoluzione del concetto di successo di un progetto. È già uscita il PMI Infinity 2.0 con l'integrazione di ChatGPT 4.0, che è già disponibile e gratuita per i PMI member. Poi si ha un'introduzione di una nuova certificazione Agile, il PMI ACP, che uscirà a novembre, il lancio di un quarto corso sull'intelligenza artificiale entro fine anno, PMI ha acquisito Cognilytica. E, è uscito da poco il manuale AI Essential for Project Professional. Ci sarà un rinforzo collaborativo con Project Manager Without Border. Infatti, diciamo, PMI vuole dare più spazio ai progetti sociali. E poi sarà sviluppata un'applicazione del PMI che potremo avere sul telefono ed è un progetto che avverrà a fine del 2025. Poi possiamo elencare anche i 3 keynote speaker che sono stati importanti per i temi che hanno trattato.
Il primo è stato Abdelaziz, che ha parlato sull'importanza del lavoro del project manager. Il secondo keynote speaker è stata Marita Cheng, che ha parlato, diciamo, della sua creazione della community RoboGoal e la relazione con la robotica. Il terzo keynote speaker, Mike Ebeling, ha dato, diciamo, un discorso sulla motivazione, su come la parola impossibile in realtà, diciamo, di sé non esista. Ci sono stati, diciamo, che i filoni di intervento, quelli più importanti, e che poi andremo a citare con Dario successivamente, sono stati la leadership personale di team, il PMO, l'AI e la strategia di impresa. Aggiungo che io e Aurora abbiamo un po' raccolto e inglobato anche le impressioni e i contributi di altri partecipanti dall'Italia, Giulio Meloni, Carmine Paragano, Edoardo Grimaldi, Chiara Mazzoli e Silvia Armani. Dunque, avete citato la strategia del PMI che è stata illustrata dal presidente stesso del PMI, cioè da Pierre Lemann. Potete dirci brevemente qual è il pensiero che ha espresso Pierre? Allora, Pierre ci fa notare come con PMI Next si voglia inaugurare una nuova era per il Project Management Institute, focalizzata sull'evoluzione e sull'apprendimento continuo, in particolare sui temi legati all'intelligenza artificiale e sul rafforzamento anche delle certificazioni. Infatti, si percepisce chiaramente l'ambizione e il desiderio di migliorarsi. E Pierre, diciamo, ha posto un grande enfasi sulla parola esperienza, che è uno dei pilastri della nuova visione, che non significa solamente esperienza nel campo del project manager, ma significa proprio esperienza anche dell'utente stesso, per esempio quando si trova di fronte al Project Management Institute, e quindi diciamo che vuole dare un supporto continuo alle attività quotidiane per quanto riguarda i project manager, in modo tale che appunto l'esperienza sia qualcosa di piacevole. E inoltre i progetti ci hanno fatto capire che assumeranno sempre di più una dimensione sociale, quindi mostrando l'attenzione del PMI verso i temi, per esempio, come ESG. Due punti di particolare interesse che vorrei citare sono uno, far crescere e dare maggiore visibilità al riconoscimento del ruolo del project manager. Il secondo, ripensare e riformulare che cosa è il successo di un progetto che va ben oltre i puri risultati visibili. La nuova strategia PMI Next è in effetti orientata proprio a supportare i due punti citati. Vi invito a vedere bene la chart strategica e il documento associato a PMI Next. Quindi il focus è quello che conta di più sono gli impatti che lascia un progetto e un altro motto che è stato citato, il ruolo del project manager è di far funzionare l'equazione che il valore è maggiore dell'effort più le spese di un progetto. Quindi come mia considerazione personale derivata dai messaggi ascoltati è il ruolo del project manager sta evolvendo da amministratore, coordinatore, facilitatore di un progetto a più un ruolo di business, di ricerca, promozione, massimizzazione del valore del progetto, che sia un progetto di no profit o for profit, allontanandosi un po' dall'idea, se vogliamo, riduttiva che il PM gestisce semplicemente scopo, tempi e costi. Da cui nasce un po' una nuova purpose del PMI che si riassume un po' nel motto noto ormai, Maximize Project Success to Elevate Our World. È interessante vedere come il concetto stesso di successo di un progetto, tema poi che ho avuto modo di discutere anche con gli altri partecipanti al Global Summit, è che il successo è qualcosa di più ampio dei semplici KPI o obiettivi ESG. Ad esempio, la cultura generata dal progetto stesso e la crescita delle persone e degli stakeholder che vi partecipano. È sicuramente un tema molto interessante e anche una sfida molto ambiziosa, soprattutto per il project manager che deve appunto muoversi all'interno di queste coordinate. Ecco, sicuramente un concetto che ricorre spesso è quello della leadership. Di questo credo che ne abbiate parlato. Sì, diciamo che ci sono stati vari workshop, da quello appunto, diciamo, da cui ho potuto dedurre è che la leadership, diciamo, fa parte delle soft skill ed è appunto legata all'intelligenza emotiva che purtroppo non può essere sviluppata attraverso l'intelligenza artificiale, almeno questo.
E nelle varie sessioni e workshop abbiamo lavorato sulle varie tipologie di leadership e come noi possiamo affermarci come futuri leader. Come ben sappiamo, stiamo vivendo in un cambiamento sociale dove le persone cercano sempre di più un equilibrio tra lavoro e vita privata, quindi qui entra in gioco la fiducia negli altri. Come futuri leader dobbiamo saper affidarci al nostro team, dobbiamo sapergli dare il giusto supporto e instaurare con loro un rapporto sia professionale ma anche empatico che li faccia sentire come all'interno di una community. Dobbiamo un po' uscire, diciamo, dall'ottica tirannica o del micromanagement e lasciare spazio alla fiducia e alla comunicazione che è la chiave per il successo anche all'interno di un progetto, perché dobbiamo ricordarci che stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo e quindi delle volte magari frenare qualcuno all'interno del nostro team o comunque dargli troppa pressione fa anche sì che il risultato poi venga a mancare anche all'interno di un progetto. Quindi è molto importante saper lasciarsi andare, anche saper delegare. Bene, quindi volendo collegare il messaggio di Dario sulla nuova, diciamo, strategia anche del project manager, nuovo purpose di massimizzazione del valore e questa visione anche di leadership di team che tu hai enunciato, come possiamo delineare l'evoluzione del PMO? Sì, dunque io ho partecipato al Global Summit specificamente per motivi di interesse personali e dei lavori in corso inerenti al PMO. La mia curiosità era capire come sta evolvendo il ruolo del PMO e più in generale come iniziare un PMO nelle piccole organizzazioni. Su 50 presentazioni tematiche, almeno 8 o 10 erano specificamente sul PMO. Non le ho potute ovviamente seguire tutte, ma vi segnalo qualche spunto interessante. La prima è un contributo di Laura Barnard, che è una consulente che da 20 anni collabora al setup e all'affermazione dei PMO. Lei ha usato il motto show the value, don't convince or talk o the value. Cioè il PMO deve essere pragmatico e mostrare da subito, anche su poco, che offre dati, insights, spunti, idee che supportano il business a prendere meglio delle decisioni, concentrandosi in aree ambigue e dove gli spunti offerti dal PMO sono o possono essere di maggior valore. Quindi un approccio molto pragmatico. Interessanti anche altri due interventi. Uno è una responsabile del PMO dei progetti infrastrutturali del Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita. Quindi è un qualcosa con un budget giganteschi, se vogliamo, no? Superiori ai 100 miliardi di dollari, progetti molto grandi. E il secondo è responsabile del PMO dell'autorità dell'acqua del governo dell'Indonesia. Anche qui dimensioni molto grandi, ma diverse caratteristiche. È una nazione, lui ha ricordato, che è una nazione che si estende su 17.000 isole, 280 milioni di abitanti, 5.000 chilometri di estensione. E l'autorità dell'acqua ha più di 2.000 progetti attivi, alcuni grandi, ma molti sono piccoli in realtà. In questo caso, e anche nell'altro caso dell'Arabia Saudita, entrambi hanno detto che lo scopo del PMO è guidare la strategia nell'esecuzione. Quindi nuovamente torniamo alla visione orientata a supportare la creazione di valore. Da ultimo c'è stato un intervento di Mike Frenette, che è una persona che ha partecipato tra l'altro a un evento NIC nel 2018, se ricordo bene, e attualmente è PMO manager di un utility in Canada. A lui è stato chiesto una domanda interessante: quali sono le sfide attuali di un PMO che è ben assestato? Lui ne ha citate due. La prima è una delle sfide è la posizione del PMO nella struttura organizzativa deve garantire un adeguato report e un adeguato empowerment. Questa è una sfida di dove posizionarli. La seconda, abbastanza interessante, è come sfruttare la leva offerta dalle idee che portano le nuove generazioni. In particolare ha citato la Generation Z, cioè Zoomers. Avete accennato all'inizio a uno dei temi che è anche molto trattato nei nostri eventi online, tra cui i webinar e i podcast, cioè l'intelligenza artificiale. In che termini si è parlato di intelligenza artificiale durante il Global Summit? È stato certamente
uno dei temi protagonista del congresso, l'intelligenza artificiale. Le domande degli interventi che giravano nelle discussioni erano: vabbè, che uso farne, come formarsi e dove arriverà? Devo dire che le testimonianze, le risposte ricevute sono state più concrete di quanto mi aspettassi. Da un lato ho visto delinearsi delle roadmap per l'intelligenza artificiale, cioè si è parlato di passare da un supporto personale a un'automazione futura di task e decisioni con dei passaggi certamente intermedi. Tutti concordano che sia una previsione molto incerta questa roadmap, perché il fenomeno è in rapida evoluzione e non è per niente stabilizzato. Dall'altro lato, invece, pragmaticamente c'è stato un annuncio di corsi per formarsi, oltre a quelli dei PMI, ce ne sono molti generali disponibili. Ed ogni sistema informativo che ho visto dagli exhibitors sul parterre cominciano a inglobare delle funzionalità di intelligenza artificiale, ad esempio facilitando la schedulazione, per restare in tema. Molte presentazioni si sono concentrati sull'uso che ne stanno facendo per ora i project manager e le organizzazioni dell'intelligenza artificiale. Per ora confermo molta assistenza personale al lavoro di tutti i giorni, punto tale che tende, almeno parzialmente, almeno in alcuni casi, a sostituire i motori di ricerca e soprattutto i template. Poi un punto veramente forte da citare sull'intelligenza artificiale è in effetti questo PMI Infinity 2.0, che è basato su ChatGPT 4.0, ed è stato presentato in anteprima, ma ora è disponibile a tutti. Io l'ho provato e confermo che l'impressione è quella di che aiuta e velocizza il lavoro. Sostanzialmente, che cos'ha questo PMI Infinity 2.0? Allora, uno è basato su ChatGPT, ma con delle integrazioni che ha fornito il PMI, caricando e istruendo PMI Infinity con le guide PMI, quindi ha del know-how specifico. Inoltre permette, o permetterà, qui non sono sicuro esattamente se sia già disponibile, alle organizzazioni di caricare i propri documenti, quindi i propri standard, le proprie conoscenze specifiche, senza dover condividere con altri o con ChatGPT stesso, quindi si viene a creare un interessante sistema un po' a layer, dal più generico al più specifico, molto personalizzabile. E questa è un po' una novità. Allora, io sono veramente d'accordo con te, Dario, su tutto quello che hai detto. E infatti, come hai già accennato, l'intelligenza artificiale ne parliamo tantissimo ad oggi, ne parleremo ancora tantissimo in futuro. E infatti era ancora la protagonista di questo summit, ma lo è stata anche lo scorso summit ad Atlanta. Infatti era PMI per AI. E diciamo che l'intelligenza artificiale, secondo me, ha un po' un'arma a doppio taglio. Infatti può aiutarci in molti modi, come dicevi prima, sulla compilazione di documenti, l'analisi dei costi, la pianificazione e tanti altri. Quindi ci può fare anche guadagnare moltissimo tempo, ma può darci anche delle risposte vaghe e non concrete se noi non gli diamo il giusto prompt, ovvero le giuste indicazioni. E questo comunque si spiega molto bene anche appunto i corsi che il PMI ha creato gratuitamente e che sono disponibili online per tutti i membri. E diciamo che all'interno comunque di questi corsi ci sono anche delle formule per aiutare comunque diciamo a noi a dare i giusti prompt all'intelligenza artificiale, che sono delle formule chiamate RTF, che è utilizzata per i task molto semplici, e la formula Create, che invece sono le task più complesse. E queste formule ci dicono che dobbiamo attribuire un personaggio all'intelligenza artificiale, spiegando nei dettagli che cosa ci aspettiamo e che cosa deve analizzare con l'aiuto anche dei documenti che appunto possono essere caricati all'interno dell'intelligenza artificiale. Inoltre, nel Global Summit c'erano moltissimi stand che parlavano di intelligenza artificiale, c'erano varie applicazioni Agile, ma anche diciamo la Microsoft, che era una diciamo, di quelle più importanti e più seguite perché appunto spiegava il suo aggiornamento nel Microsoft Learning attraverso l'intelligenza artificiale che dà un incremento di performance anche nell'aiuto quotidiano al project manager.
che insomma abbiamo tanti strumenti e tanti aiuti, ma dobbiamo comunque stare attenti alla potenza e alle informazioni che diamo all'intelligenza artificiale, in quanto l'intelligenza artificiale non riconosce di sé per sé l'aspetto anche legato alla privacy dei dati, ma anche all'incorrettezza di quest'ultimi. Quindi diciamo che va utilizzata, io sono pienamente d'accordo, però va anche saputa, diciamo, rielaborare una volta che si ottiene la risposta, quindi è più un assistente. Bene, questo messaggio molto importante che hai dato Aurora, devo dire che l'abbiamo ritrovato anche in molti dei nostri podcast, in cui abbiamo da un lato, anche con una certa ironia, detto che un algoritmo ci seppellirà, cioè seppellirà la figura del project manager, però poi parlando più seriamente siamo arrivati un po' anche alla conclusione che hai detto tu, cioè dobbiamo sempre poi, sempre mettere woman in the loop, come si dice, quindi non solo basarci sul dato che l'intelligenza artificiale ci dà, ma prestare attenzione ai due aspetti di verifica della correttezza e sensibilità dei dati. Sì. Vorrei tornare su un aspetto che hai citato all'inizio quando hai parlato di tre keynote speakers principali e mi sembra che abbiano dato dei contributi molto interessanti per questa manifestazione. Esattamente, diciamo che sono stati molto bravi anche diciamo, nel passare un messaggio, che sono messaggi veramente importanti, anche diciamo, motivazionali, eccetera, per ognuno di noi, anche per ricordarci che alla fine il project manager è un lavoro difficile, ma è importante perché alla fine anche dell'1%, ma il progetto che stai facendo è un progetto che andrà sicuramente a migliorare la vita di qualcuno, o comunque anche diciamo, la tua azienda stessa, quindi è sempre importante. Infatti, è questo un po' questo che ci ricorda il primo keynote speaker, che è stato Abdel Aziz, che ha parlato appunto della possibilità che ogni project manager ha di fare la differenza nella propria organizzazione e nel mondo attraverso il successo dei propri progetti. E il secondo keynote speaker, Marita Cheng, che facendo diciamo un po' di introduzione, è una ragazza che è nata in un piccolo paesino australiano ed è diventata una, diciamo, delle top 50 women in tech. E lei ci ha parlato di come è riuscita a creare una community che si chiama RoboGirls, che aveva come obiettivo far passare le ragazze alla robotica. E grazie a questa community, diciamo che è iniziata da veramente pochissime ragazze, a cui lei ha fatto veramente fatica a metterle insieme. Ad oggi, diciamo, è una grandissima community che è in tutto il mondo e che ha creato iPoly, che permette alle persone cieche di sapere gli oggetti che stanno intorno. Infatti, diciamo che è un'applicazione che loro, diciamo, avvicinano a un oggetto che hanno di fronte, e questa applicazione, diciamo, riconosce l'oggetto e glielo dice. Quindi questa è una cosa molto importante che ha migliorato la vita di tantissime persone cieche. Il terzo keynote speaker era Mike Ebeling, che ci ha spiegato e dimostrato come il concetto di impossibile in realtà non esista. Diciamo che questo è stato un po' un discorso motivazionale, dove ci ha fatto vedere che è riuscito a creare, per esempio, delle braccia per un bambino africano che era stato ferito in tempo di guerra, oppure una tuta a vibrazione per le persone sorde, in modo tale che arrivassero a sentire la musica attraverso queste vibrazioni, che poi si è scoperto che in realtà queste vibrazioni erano importanti anche per le persone che soffrono di Alzheimer, perché le aiutava a calmare, diciamo, il tremolio delle mani. E diciamo che questi tre keynote speaker sono stati comunque, diciamo, molto bravi a far passare il messaggio, molto scenografici, un po' sappiamo come sono gli show americani, che però, fino nonostante, diciamo, tutta questa apparenza, hanno in sé per sé un significato molto importante. Aggiungo, ho parlato comunque con tutti e tre i sfide con una certa dose di umiltà quando, rispetto a quello che hanno fatto, che in alcuni casi è anche straordinario. E il primo messaggio che loro danno in realtà è che si può fare, si può superare i propri limiti e si possono fare anche delle cose prima impensabili. Riprendo l'esempio di Mike Ebling, già citato, con la tuta per le persone sorde o con l'apparecchio per diminuire i tremori. Di chi ha il morbo di Parkinson. Questi sono concretamente dei frutti di un misto di meccatronica, elettronica, software
idee che vengono dal gaming e anche altre stranezze. Cioè c'è un'integrazione tra discipline diverse. Tipicamente spesso sono dei silos non comunicanti, mediante molta ideazione, molta prototipazione, sperimentazione. Ma Mike Elbling qui non è esperto di queste cose. Qui di lavoro faceva, o forse fa ancora, il produttore televisivo e cinema. Quindi oltre ad avere certamente una mente vulcanica, come ce l'ha fatto vedere durante lo speech, allo stesso tempo lui è principalmente un integratore, un costruttore di relazioni umane che mette insieme esperti tecnologici. Sotto questo aspetto, forse senza dirlo esplicitamente, lui è un project manager che guida e sprona il team a superare se stesso. Ma chiaramente queste sono situazioni e sfide un po' particolari, non sempre replicabili. Tuttavia, il messaggio che ha dato, o perlomeno come ha risuonato in me, è che il ruolo dell'integratore è far leva sulla creatività, la propria, ma soprattutto quella del team. Perché, adesso questo lo dico un po' con mie parole, c'è una marea di talenti là fuori che non aspettano altro di essere ben impiegati. Bene, siamo quasi alla fine del tempo a disposizione per il nostro episodio, ma vorrei provare a riassumere quelli che mi sembrano i due messaggi chiave che ho colto dalla vostra descrizione. Allora, il primo messaggio è che il PMI è un'organizzazione viva e che si sta trasformando. Avete citato molti spunti nuovi che non ho mai sentito. Sicuramente la nuova leadership sta dando un'enfasi maggiore a dare valore ai propri soci e ai suoi stakeholders. Come hai detto Dario, quando hai citato appunto la disequazione valore, maggiore di effort più spese e anche tutte le iniziative volte a offrire anche delle opportunità di formazione per i soci, la nuova certificazione che ha citato Aurora. Quindi, diciamo, i cambiamenti e l'evoluzione in corso nella situazione sono molti. Poi il secondo aspetto che voglio evidenziare sicuramente è quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Io proverei a sintetizzare un po' quello che avete detto in una frase. AI will not replace APM, but APM with AI will replace APM without AI. Quindi questo vuole essere anche un invito ai nostri ascoltatori a partecipare a tutte le opportunità di formazione che ci sono, e tra cui cito quelle offerte dal PMI. Recentemente c'è stato un webinar organizzato dal Northern Italy Chapter, molto interessante proprio su come dialogare con la macchina. E poi ci sono appunto i corsi online gratuiti disponibili sul portale PMI, di cui avete anche fatto cenno, avete anche parlato del quarto che ci sarà prossimamente. E poi lo strumento PMI Infinity 2.0, come avete detto, basato su ChatGPT 4.0, quindi sull'ultima versione. Ecco, per concludere anche vorrei dare qualche informazione sugli eventi del PMI a livello internazionale. Così come appunto si è svolto il Global Summit 2024, sono previsti prossimamente il Global Summit Africa 2024 a Kigali, Ruanda, a novembre, la conferenza PMO Yukon a Istanbul a dicembre di quest'anno, mentre il prossimo anno ci sarà ad aprile il PMI Europe a Barcellona, il PMI Global Summit Asia Pacific nelle Filippine a giugno e poi il nuovo Global Summit appunto mondiale 2025 a Phoenix in Arizona a novembre. Quindi questi sono chiaramente gli eventi globali. Poi ovviamente poi ci sono tutti gli eventi come le Leadership Masterclass oppure gli eventi nazionali. Aggiungo anche che nei commenti al podcast riportiamo i siti e anche i riferimenti agli speaker che sono stati citati in questo podcast. Bene, a questo punto non mi resta che ringraziare Aurora e Dario per averci reso partecipi di questa manifestazione, aver trasmesso i principali contenuti, salutare e ringraziare chi ci ha ascoltato e a tutti, a risentirci al prossimo episodio. Ciao. Ciao, grazie. Vi è piaciuta questa puntata?
Allora, non dimenticate di attivare le notifiche o di seguirci per non perdere le prossime. Inoltre, l'ascolto del podcast del PMI NIC dà diritto a 0,5 PDU nella sezione Online or Digital Media del CCRS. Noi vi aspettiamo al prossimo episodio di Project Management on the Go.